Buongiorno a tutti, sono la professoressa Federica Grimi e sono la docente di lingua francese presso l'Istituto Einaudi di Viterba, qui a Rimini. Qui ci troviamo nel nostro laboratorio linguistico, dove alcune ore delle nostre attività di lingua inglese, francese e spagnola si svolgono. Sono la referente dell'Erasmus, del progetto Erasmus, del progetto della francofonia ed ancora del progetto del cyberbullismo in collaborazione con SGR insieme ad altri colleghi. E molti ragazzi, studenti come voi, partecipano a questi progetti. Il progetto Erasmus, vediamo cos'è. E la nostra scuola è partner del Consortium Europe, coordinato dalla Fondazione Giovanni delle Fabbriche e del Cittadinanza all'Europa. La Fondazione Giovanni delle Fabbriche è una fondazione che si trova con sede a Faenza e con cui partecipiamo da diversi anni e collaboriamo per le borse Erasmus. I protagonisti siete sempre voi studenti, ma anche noi docenti. Infatti questa borsa Erasmus è aperta a ragazzi di quarto e di quinto anno e si prevede una partecipazione, uno stage, alternanza scuola-lavoro presso nazioni diverse dall'Italia, quindi in Europa. Abbiamo le sedi di Parigi, quindi in Francia, a Derry, a Dublino, a Malta e altri paesi europei. Per quanto riguarda invece lo staff mobility o il progetto tutor, vede protagonisti i docenti che seguiranno i vostri figli, quindi gli studenti, in questo percorso di alternanza scuola-lavoro per 6 settimane in Europa, in viaggio in Europa. È un'opportunità nuova di interfacciarci con l'Europa, con il mondo del lavoro all'estero, e un'opportunità che ai nostri studenti dell'Einaudi viene data ormai da almeno 4-5 anni.